first computer games existed since very long time. I giochi elettronici esistono da molto tempo. Si può dire che da quando esistono i computer esistono i videogiochi. Sono strettamente connessi a partire dagli anni 50 e 60 e sono stati alla base anche di alcuni progetti di ricerca scientifica. Nei primi anni 70 è successa una cosa fondamentale. Sono diventati dei prodotti commerciali in due direzioni. L'invenzione delle console domestiche, la prima risale addirittura al 1972, e i cosiddetti giochini da sala giochi. Il primo ad essere stato commercializzato è stato il Coin Ops e poi l'Arcade Machine, in un'epoca nella quale gli home computers ancora non erano stati inventati. Arcade machines, because home computers weren't invented in the early 70s. Poi c'è stata un'ulteriore evoluzione, soprattutto nei primi anni 80, con il Commodore 64, l'Amiga e l'Atari. Le home console divennero più performanti. No, è un passaggio fondamentale quello dal gioco giocato in un luogo pubblico a quello del gioco giocato finalmente nell'intimità della propria casa. Uno possiede la propria passione, non la deve comprare ogni volta. Nascono così, ecco, pensiamo alla forse la prima grande console della storia dei videogiochi, quella più drastica nel mutarne la storia e nel portare oltre il videogioco, che è il Nintendo 8-bit, Legend of Zelda, che è il primo gioco d'avventura che consentiva ai giocatori di salvare la propria posizione. E questa è una cosa che in sala giochi ovviamente era impossibile e infattibile. E l'avventura, il senso di avventura, il senso che il videogioco fosse anche un racconto e non solo gioco, iniziò a nascere in quel momento. L'era della console moderna può iniziare con l'avvento della PlayStation. Essendo in disco, apportò una dimensione ancora più cinematografica e narrativa al videogioco. Per esempio con la PlayStation c'era la possibilità di inserire in un videogioco dei filmati in computer graphic che arricchiva proprio di prosa filmica le storie dei videogiochi, rendendole ancora più sofisticate. Per cui si iniziava a investire il giocatore anche nel ruolo di regista, cosa che adesso con i moderni joypad, vedete, c'è un tasto per muoversi e con quest'altro, uno muovo il personaggio, con l'altro ruoto quasi sempre la macchina da presa virtuale, cambiando il punto di vista con cui vedo l'azione. Dentro al videogioco si può parlare di autori, insomma, di autorialità, che poi magari sfocia nel cinema. Ecco, gli effetti speciali, sì, c'è un rapporto parassitario benigno tra industria cinematografica e industria videoludica, nello scambiarsi l'idea dell'effetto speciale, la sua realizzazione, la sua tecnica. Certo è che nel videogioco è come se l'effetto speciale non esistesse, è il suo luogo naturale. Un effetto speciale in un videogioco si annulla perché tutto il videogioco è un effetto speciale. Un altro passo molto importante in questa evoluzione è stato fatto con i giochini online. Il cambiamento si è registrato soprattutto nel 2006 con lo straordinario successo di World of Warcraft, col quale milioni di persone cominciarono a giocare in questa modalità. Altro step negli ultimi due o tre anni è rappresentato dai mobile games, che non necessitano di particolari devices ma possono essere giocati sui mobile phones, specialmente sull'iPhone. Se guardiamo al passato, quindi, si vedono molti importanti sviluppi che si sono susseguiti.
Se guardiamo al futuro, penso che il gaming sarà sempre più legato ai mobile phones, grazie anche ai sistemi satellitari in grado di tracciare la posizione delle persone. Si andrà così sempre più verso un mix fra immaginazione e realtà. Sempre più persone avranno accesso a questi giochi e a queste piattaforme che prima non esistevano. There before.